Dalla Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi di padre Francesco Bamonte. Il diavolo parla del trionfo del cuore immacolato di Maria. Sul trionfo del cuore immacolato di cui la Madonna ha parlato a Fatima, il demonio, pronunciando con tremendo sforzo il nome di Maria, ha esclamato: voi non sapete, oppure lo sapete ma non ci credete, o non avete abbastanza fede. È il cuore immacolato di Maria. Sto cercando di mimare in base alla punteggiatura, che salverà il mondo intero. Soltanto il suo cuore immacolato. Questo stesso esempio l'ho già riportato al paragrafo. Ok. Il 3 giugno 2009 cominciò a dire con tono di soddisfazione: quella vi viene a parlare tutti i giorni e voi non ci credete o non sentite. E ride. Non sentite! Ah! Esclamazione di soddisfazione. Se solo voi sentiste quello che dici, io sarei schiacciato. E comincia di nuovo a ridere con soddisfazione. Ma voi non sentite, non ascoltate. Grazie. Ah, bravi, bravi. Fate così. Continuate così. È semplice, sai, è semplice. Metti una con le tette, puntini, puntini, di fuori in televisione e vedrai che non ti ascolta nessuno. A queste affermazioni istintivamente dissi: ma tu sei sicuro che nessuno ascolta? E lui: qualcuno, qualcuno, ma pochi, pochi, pochi. Lei piange sempre per questo. All'inizio della preghiera, il demonio si era particolarmente scagliato contro Santa Gemma Galgani e Padre Pio da Pietrelcina, affermando che erano venuti a partecipare all'esorcismo con la loro preghiera. Ho allora detto: di la verità, guarda che c'è Padre Pio qui e Santa Gemma, di la verità, tutta la verità, nel nome del figlio che vuole che la mamma sia lodata, benedetta e venerata, parla nel nome di Gesù. Te lo ordino, spirito immondo. Appena ho detto queste parole, subito, come obbligato da qualcuno, ha esclamato strillando: vabbè, vabbè, va bene, per quei pochi, alla fine, quel cuore trionferà. Trionferà. Quest'ultima parola l'ha pronunciata urlando tremendamente e prolungatamente. Poi ha aggiunto, urlando nuovamente l'ultima parola: è scritto, e io non posso niente. Il 20 febbraio si celebra la memoria liturgica dei beati Francesco e Giacinta Marto, ovviamente ora santi, quando questo testo è stato scritto erano ancora beati, i due pastorali di Fatima, ai quali con la cugina Lucia apparve varie volte la Madonna nel 1917. Un giorno, proprio il 20 febbraio, mentre durante la nostra preghiera invocavamo spesso i due beati pastorali, il demonio che possedeva quella persona, riferendosi a Francesco Marto, esclamò: quel piccoletto mi ha dato tante botte con tutti quei rosari, tante. Poi rivolgendosi alla beata Giacinta, fremendo grandemente, disse: e quell'altra, la più piccola dei tre, è stata la peggiore. Lei è quella che ha detto subito: sì, portami con te, fammi soffrire, basta che non soffrano gli altri. Questo ha detto quella piccola stupida. Ma come le sapeva? Ma chi gliele aveva insegnate queste cose? Era così trasparente, non potevo sfiorarla. Così trasparente, quasi come quella là. C'è una nota a quest'ultimo brano, abbiamo già finito la lettura odierna, che dice: si legge nelle memorie di San Lucia, di Suor Lucia, che la visione dell'inferno aveva suscitato nella piccola Giacinta un tale orrore
che tutte le penitenze e mortificazioni offerte al cuore immacolato di Maria le sembravano niente, pur di riuscire a impedire che le anime andassero all'inferno. Il pensiero di andare presto in cielo, come aveva detto la Madonna, la riempiva di gioia, perché sarebbe stata per sempre con quella bellissima signora. Ma intanto sfruttavo tutte le occasioni possibili per la conversione dei peccatori e per salvarli dall'inferno. Per questo ogni volta che accadeva qualcosa che le costava sacrificio, e ogni volta che faceva una volontaria penitenza, ripeteva la preghiera che la Madonna le aveva insegnato. O Gesù, è per amore tuo, per la conversione dei poveri peccatori e riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. A cui aggiungeva, dopo aver avuto una visione del Papa sofferente, e per il Santo Padre. Durante il suo ricovero in ospedale, a seguito di un'operazione, subì dolori atroci che si rinnovavano tutte le volte che la ferita era medicata. Allora lei, rivolgendosi a Gesù, diceva: ora puoi convertire tanti peccatori, perché soffro molto. Ecco, il brano, amici, finisce così. Il commento non sarà molto lungo perché è abbastanza evidente. Attenzione, molti oggi si rendono conto che, come dire, quelli che cercano di crederci un po', quelli che cercano di amare un pochino il Signore, di comportarsi in un certo modo, a volte si scoraggiano un po' perché pensano: ma siamo pochi, siamo una minoranza assoluta. La maggioranza del mondo, non solo mondano, oggi non è che va proprio alla grande. E quindi quando qualcuno desidera informarsi bene ai canoni del Vangelo, esce fuori dal corpo e si rimane in pochi. E c'è il pericolo, dice: ma quattro gatti, dove andiamo? E insomma, il diavolo stasera ci ha dato una grande rivelazione. Per quei pochi, alla fine quel cuore trionferà. Capiamo quale grande missione che ci hanno quei pochi: aiutare, invocare, implorare con le proprie preghiere, penitenze, ascesi, opere buone, consacrazioni, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Che attenzione, ci sarà. Il diavolo usa sempre questa espressione. Io ho avuto modo di vedere dei filmati, insomma, anche, no? Proprio di veri e propri, come dire, sproloqui del diavolo durante gli esorcismi. Usa spesso questa espressione. È scritto, cioè nel senso che quando dice è scritto vuol dire che c'è un decreto divino. Noi sappiamo che i decreti divini, se c'è un decreto divino, non c'è niente che si può opporre a un decreto divino. Dice: ma no, allora non siamo realmente liberi. No, non siamo realmente liberi. Si possono, come dire, intralciare i piani divini. Ma se è scritto, Dio trova il modo di farla quella cosa, evidentemente senza violentare nessun tipo di libertà e senza rinnegare mai il suo essere e il suo modo ordinario di operare. Questo è quello che ci dice anche la fede. Quindi questo capiamo che è anche una grandissima speranza, una grandissima consolazione. Cioè, noi stiamo ancora all'interno, noi vediamo le cose da qui, no? Riporto un bellissimo esempio che fa Don Pablo Martin per far capire anche un po' che cos'è la divina volontà e qual è il rapporto tra l'eternità e il tempo, no? Oggi è il 20 di agosto del 2022. Noi sappiamo tutto quello che è successo fino ad oggi. Se oggi uno ci chiedesse: senti un po', ma il 24 di agosto di quest'anno, 24 di agosto, non è una data molto... è passata tristemente alla storia, no? Sappiamo che 2015, col terremoto terribile di Amatrice, no? Forse era il 2016? Sì, l'anno tremendo, il 2016. E
E quindi non lo possiamo sapere, ma se noi potessimo, questo è quello che dice Don Pablo, no? Perché noi vediamo soltanto l'istante presente. Sì, possiamo andare indietro con i ricordi, anche se non possiamo rivivere quello che abbiamo vissuto, ma non possiamo andare avanti perché per noi ancora ci manca quel tempo. Ma se noi potessimo alzarci, no? Proprio in alto e guardare la storia non dal nostro punto focale, ma da un altro punto focale, saremmo contentissimi perché vedremo il futuro. Lo vedremmo già in atto, il trionfo del cuore immacolato di Maria, come Dio lo vede già in atto. Per noi è tuttora in potenza, è una cosa che non c'è adesso. E adesso per strada tribolata, ma già c'è, perché si è scritto, non c'è, ma c'è. È solo questione di tempo. Ecco, l'esempio dei pastorelli di Fatima, perché guardate che Dio non fa niente di nascosto, cioè di, non di nascosto, di casuale. Come mai questo trionfo del cuore immacolato di Maria proprio ai pastorelli di Fatima, no? Io credo che molto dobbiamo ritenere imparare dalla lezione che hanno dato. Quando la Madonna gli disse pregate, offritevi, immolatevi, offritevi, convertitevi per la conversione dei peccatori, e quelli l'hanno messo sul serio, tutti e due. E Francesco si è messa in autorreno dei rosari, e Giacinta, che era più piccola, una donna, quindi le donne sono sempre più eroiche, più intraprendenti, ha avuto un carico di sofferenze impressionanti. La vita di grazia, la vita di virtù, l'offerta della preghiera e della penitenza, non pensiamo mai che sia poca cosa, ovviamente anche poi l'adempimento perfetto dei doveri di Stato, no? Chi fa il sacerdote lo faccia bene, chi è sposato lo faccia bene, chi lavora lo faccia bene, eccetera, no? Accelerano il trionfo del cuore immacolato di Maria. Certamente ci sarà. Senza nessun dubbio. E poi un'ultima cosa, vi parla tutti i giorni. Qui certamente con moderazione, senza esagerare, ma noi dobbiamo avere una informazione sui siti mariani, sui messaggi mariani. La Madonna sta continua a parlare tutti i giorni, tutti i giorni. Solo che bisogna vedere se ci sta chi l'ascolta oppure no. Il demonio qui si sbudella dalle risate perché non la sente quasi nessuno e lei piange. Mi raccomando, per noi, ecco, questo non accada, la formazione mariana, quindi la conoscenza di ciò che di autentico la Madonna ha detto e rivelato, dobbiamo averla. Ricordando le parole del diavolo, se solo voi sentiste quello che dice, io sarei schiacciato. Ma voi non sentite e non ascoltate. Possa per noi davvero questo non essere ed essere invece piuttosto dei grandi amici, devoti di Maria Santissima e per mezzo di lei ricevere tutte quante quelle grazie che ci conducano, come i piccoli pastorali di Fatima, in paradiso, magari dopo aver visto, ce lo auguriamo tutti quanti, il trionfo del cuore immacolato di Maria anche su questa terra.